Mister Carletti finisce in pareggio contro il Sararicò, una partita iniziata molto bene, poi il nervosismo ha prevalso, complice anche la grande posta in palio. Molto bene per loro, nel senso che sono andati in vantaggio subito, poi credo che sia normale che gli animi siano un po' esasperati quando la posta in palio è così elevata, è stata una partita molto maschia. Ti dico, mi spiace veramente tanto per l'espulsione di Perego, che secondo me è stato un fraintendimento, perché il loro giocatore, mi pare che fosse Simone Stradi, ha portato via la palla e per perdere tempo praticamente andava ammonito lui. Poi sulla conseguenza della mancata ammonizione è stato ammonito Perego, che era già ammonito ed espulso. Su cui l'ha espulso anche me. Nonostante tutto, io credo che abbiamo fatto veramente un secondo tempo mostruoso e abbiamo avuto anche la palla per poter vincere la partita con Mazzei. Ha fatto una gran parata, grande uscita Bulgarelli. E cosa posso dire? Posso fare solo i complimenti ai miei ragazzi. Noi non siamo partiti con l'obiettivo di vincere il campionato, ci siamo trovati qua, noi abbiamo una buonissima squadra di grande temperamento, di grande carattere, ma chiaramente non abbiamo i nomi, magari le singole giocate che possono avere i ragazzi del Serra. Detto ciò, sono comunque soddisfatto. Un peccato non aver segnato l'ultimo, perché avrebbe coronato un sogno di una stagione gloriosa. Andiamo avanti, prepareremo al meglio i playoff e sempre a testa alta continueremo il nostro percorso. Come ben detto, secondo tempo ottima presa, cosa hai detto ai tuoi ragazzi negli spogliatoi? Gli fate i complimenti, perché soprattutto anche quando siamo rimasti in 10 il nostro atteggiamento non è cambiato, abbiamo provato a vincere la partita, che era la cosa che dovevamo fare. E non ci siamo riusciti, ripeto, ma so che i ragazzi hanno dato tutto e questo è quello che mi appaga del lavoro che facciamo settimana dopo settimana. Grazie mister. Prego.